Ciao a tutti, buongiorno. Allora, visto che siete in molti a domandarmi e domandare a tanti miei colleghi cosa potete fare da casa per non perdere confidenza con la palla, quindi non solo esercizi fisici a corpo libero per rimanere in forma fisica, ma anche qualcosa per non perdere contatto col pallone, sto preparando qualche breve video, qualche piccolo tutorial su quello che si può fare anche a casa con la palla. E intanto faccio una piccola premessa, dato che è uno sport di situazioni, vi faccio vedere qualche stupidaggine sulle situazioni. Prima situazione abituale, il famosissimo bagger da cucina. Il famosissimo palleggio da doccia. L'attacco forte sui cuscini del divano. L'immancabile tuffo sul tappeto del salotto. Il controllo a un braccio per le scale. Il famoso controllo di Nocchino nella vasca da bagno. Un po' di palleggio da letto. Presto con tutti i video di tutti gli esercizi. Buon lavoro a tutti. Ciao!